Max può aspettare, c'è un intervento di Padre Fantuzzi, sì. Il quale invece come dire, dice che il tuo cinema è tutto una confessione e un grido quasi religioso, che voglio dire, rispetto a quello che hai detto appena adesso è... Io l'ho tenuta, che tra l'altro è stata molto apprezzata, mi arrivano a... meraviglioso quell'intervento di Padre Fantuzzi, ma perché l'ho tenuto? Non perché io condividessi, perché lui ha sempre creduto che ci fosse in me qualcosa di profondamente religioso e trovava, per esempio, in Vincere quella connessione tra il Mussolini che dice io aspetto, voglio, sfido Dio, un minuto, due minuti, tre minuti, se esiste che mi fulmini. Dopo, tre minuti, vedete, non è successo niente, quindi Dio non esiste. Però, alla fine, Fantuzzi riconobbe invece un certo tipo di giustizia divina nel momento in cui avevamo ammesso alla fine questo Mussolini schiacciato, c'è la famosa immagine documentaria, no? Il busto, il metallo che viene schiacciato, come per dire, no, Dio si è rivelato e ha punito Mussolini. Quindi avete tu messo questa immagine, sveli in fondo un certo teismo anche in te. Lui trovava sempre queste soluzioni. Però io l'ho lasciata per l'emozione che mi dava questo suo racconto del mio lavoro. Anche senza condividerne i concetti. Non ti riconosci. Non mi ricordo, però c'è in quello che dice una verità emotiva talmente forte che supera anche il fatto che io non creda, ecco, in questo senso. Ma c'è la religione dell'uomo nei figli di Marco, cioè essendo una persona totalmente laica, radicalmente laica, cioè nella sconsolatezza che si porta dietro questa parola, cioè nel vedere l'uomo solo e seduto sulla terra, questa cosa porta, visto che appunto c'è per l'appunto e fa in dote una cosa speciale che è la poesia del guardare le persone, ecco che forse non è quello che dice Fantuzzi, ma quello che dico io è che c'è una forma religiosa, che è la religione dell'umano, dell'avere la forza di guardare negli occhi la natura umana. Chiaro, e lì lo stesso, insomma, non è male, lo stesso Fantuzzi, mi ricordo, poi abbiamo tagliato questa intervista. Lui da gesuita dice ma nessuno più crede all'inferno, al purgatorio, al paradiso, così come ce l'ha descritto Dante Alighieri, insomma. Però c'è qualcosa, allora gli ho detto, ma che cosa? E c'è qualcosa, però non è andato oltre, che per dire, poi parla sempre di misericordia, parla sempre di un qualche cosa che si trasmette, però ripeto, io ho tenuto buona parte di quell'intervista, o una parte di quell'intervista che poi faceva riferimento a quella cosa che poi io ho inserito nel film, che è la bestemmia di Donato Placido nell'ora di religione, che un sacerdote disse come se fosse un uguale al grido di disperazione di Cristo, Dio mio perché mi ha abbandonato, ecco. E quindi quello che lui ha detto, ne condivido una sua verità, pur non pensando che al di là della mia vita, della vita umana, ci sia un al di là, ecco, però non avevo bisogno di negarlo a lui o di contestarglielo, insomma. Nel contesto di quel film, cioè.